Buongiorno a tutti e benvenuti nella prima parte di questo TG Sport di AdoVeGiornalDesk e RadioNestap Radio. Come al solito nel primo TG Sport, nella prima parte, parliamo delle notizie di tutte le categorie di sport e non solo, anche a calcio e a basket, pallavolo e tutte altre novità e notizie sportive. La prima notizia è quella che andiamo a leggervi ed è quella regionale, cioè parliamo di tutto Udinese, dove Udinese senza paura, De Paul e due punte per andare a caccia del colpo a Bergamo. Serie B invece, Pordenone obiettivo, sorpasso contro il maestro Cittadella. L'altra notizia è quella bellissima che è stata inaugurata ieri, la presentazione del Giro 2020. Torna in Friuli e farà abbuffata di salite. Un trionfo per una terra di ciclismo. Infatti ci saranno ben due tappe in Friuli di Giulia, dove una sarà la tappa che farà e partirà dalla base di Rivolto, dove ci sono la base del Freccia Tricolori, all'arrivo a Piancavallo. L'altra invece sarà la partenza da Udine per andare a San Daniele, dove ci sarà un bellissimo giro di circuito dove ci toccherà la Valle Natisone, per dopo arrivare nel San Daniele, dove c'è un circuito con il monte di Ragogna ed è molto interessante, infatti è pieno di salite. Andiamo a vedere invece le notizie di sport, dove è appena arrivata la notizia di tennis, l'ATP di Vienna, dove Berrettini vittoria da grande 7-5-7-6 su Rublev e semifinale a Vienna per il top 10 garantita. Andiamo invece a vedere un po' le della conferenza che ha fatto Conte, che giocherà domani contro il Parma. Agnelli, dobbiamo essere bravi a guardare il futuro, non il passato. Parliamo invece Sarri, parla anche Ronaldo, dovrà riposare prima o poi. Tornava a Lecce, qualcosa cambieremo. Andiamo a vedere le probabili formazioni per una giornata del campionato, dove De Vrij e Gomez a riposo e Saspe e Iago Marche. La Juventus a Lecce pronto Higuain e con Ronaldo. Sempre fuori Douglas e Ramsey. Milan che a te scalza Leao. Invece l'Inter a riposo per De Vrij e Candreva. Napoli invece c'è Milik titolare, Verona senza Veloso e Gomez verso la panchina, Roma in emergenza. Andiamo proprio a vedere le probabili formazioni, dove stasera già la partita delle 20.45 è di Verona contro Sassuolo alle 20.45, dove Audi Veloso e Nero Verdi con Foga o De Frel, vedremo. L'altra partita delle 15 è proprio Lecce-Juventus, dove ci sarà Farias dalla panchina, potrebbe riposare Bonucci. L'altra partita è delle 18, dove c'è l'Inter-Parma, dove riposano Godin e Candreva, Outfa Inglese e Cornelius. Invece l'altra notizia è quella delle 20.45, dove ci sarà proprio Genoa contro Brescia. Motta parte da 4-3-3, invece Barrotelli gioca. L'altra partita della Bologna-Sampdoria, domenica alle ore 12.30, dove Balassio prima punta conferma per Bertolacci. L'altra partita delle 15 è Atalanta-Udinese, domenica alle ore 15, dove Gomez a riposo, ancora invece Okaka e Lasagne. Gasparini potrebbe procedere con un turno di riposo a Gomez, Basalic farà riattare De Freu, Teai e Gheir e Palomino non sono al meglio. Udinese ancora con 3-5-2, con Okaka e Lasagne davanti, non ce la fa Larsen. Invece la partita della prossima, probabili formazioni delle ore 15, Spal-Napoli, Perfezza a destra, mano là ce la fa, gioca Milik. L'altra partita delle ore 15 è Torino-Cagliari, alle ore 15 Meite in mediana, acciaccato Cepitelli. La partita delle ore 18 è Roma-Milan. Pastore e Berotti titolari e a te dal primo minuto. Roma senza Mkhitaryan, Diawara, Pellegrini, Kalinic, Cristante, Zappacosta. Mentre Ande potrebbe esserci, almeno in panchina. Giocano Pastore e Perotti. Nel Milan, senso 11, visto con Lecce, copertina titolare e Leao in panchina. Invece la partita delle ore 20.45 sarà Fiorentina-Lazio.
dove Montella non cambia, Inzaghi conferma Correa e Immobile, dove Viola con lo stesso 11 viste delle ultime 6 partite, nessuna variazione, Chiesa e Ribéry davanti, nella Lazio vedo Correa con Immobile, Lazzari recupera a destra. Andiamo a vedere altre notizie di sport, dove la Coppa del Mondo di sci comincia. Italia sogna in grande con Paris, Giorgia e la Brignone. Guarda la squadra azzurra in Coppa del Mondo. Altre notizie, quelle della Coppa del Mondo di rugby, dove i 5 motivi per cui l'Inghilterra può battere la Nuova Zelanda. Vedremo le altre novità. Invece altre notizie sono quelle di MLS, dove Ibrahimovic show anche nel post partita. Se me ne vado, chi guarda l'MLS? È vero. Altre notizie, invece, andiamo a vedere quella della ATP di Alesi Lea, dove ricordate nel 25 ottobre 2002, anni fa, Roger Federer inventa uno dei colpi più incredibili della sua carriera. Altra notizia ancora, quella di Fonseca nella post partita, ha detto: è difficile accettare una situazione come questa, ma è il calcio. Altra notizia ancora è quella sulla dove Gruy dice: il rigore è un errore inaccettabile. Io attaccante voglio solo giocare, dice lui. Nel Gran Premio invece dell'Australia, che ci svolgerà a Philippine in Australia, le prove libere 2 sono state giudicate da Vignale, che fa il vuoto, Dovizioso secondo, Rossi terzo, Scintille tra Marche e Lorenzo. Oddio, serve anche ora. Ciclismo invece Froome torna in gara dopo un terribile incidente, GRTU in settimana, primo test. Altra notizia ancora, dalla porta dice: mondiale, sono solo pensieri positivi, voglio il titolo per dedicarlo a nonna Nicoletta. Parliamo ancora dell'Europa League, illusione Lazzari, ma la Lazio viene ribaltata in Scozia e il Celtic vince 2-1. Altra notizia ancora, la giocata della notte, Okobo sbuca dal nulla per una scoppiata, per una stoppata imperiale. Successi per Atlanta e Michau, Golden State ancora KO. Altre notizie invece andiamone a cercare, andiamo proprio a vedere. Dove la ginnastica di Simone Biles, il suo first pick, avviamento indietro da ferma prima del lancio coi jeans. Una bellissima cosa. Altra notizia ancora, ora per Basaric, il club del girone della Roma e Lazio, Pepe fa impazzire il tifoso dell'Arsenal. Nell'Eurolega invece il Barcellona è un rullo, FS supera il Real Madrid, coppe esterne per Khimki e Panathinaikos. Altre notizie, rally di raid ufficiale per Fernando Alonso parteciperà alla Dakar 2020. E questa è una bella notizia. Altre notizie ancora, facciamo una cosa, andiamo a vedere subito i risultati che sono stati in queste giornate, come quella del calcio, dove ci sono state le partite di Champions League e nella Champions League ben 3 squadre, le 3 su 4 degli italiani hanno vinto, come Inter, Napoli, Juventus. Invece l'Atalanta, ahimè, era difficile vincere contro Manchester City in quella forza maggiore che aveva, infatti ha perso 5-1, ma non era, anzi hanno fatto una bella figura perché sono andati in vantaggio primo gol. Quindi andiamo proprio a vedere i risultati. Allora, nel gruppo A, Brugge aveva perso 0-5 contro il Paris Saint-Germain e il Real Madrid è andato a vincere 1-0 contro il Galatasaray. Invece, nel gruppo B, l'Olympiacos ha perso 2-3 contro il Bayern Monaco e il Tottenham vince 5-0 sul Stella Rossa. Nel gruppo C, il Donetsk ha pareggiato 2-2 contro il Dinamo Zagabria e, come già sapete, il Manchester City ha perso 5-1 contro l'Atalanta. Nel gruppo D invece l'Atletico Madrid ha vinto 1-0 contro il Bayern Leverkusen e la Juventus ha vinto 2-1 contro lo Lokomotiv Mosca, giocando molto male.
grande, che meno male si è svegliato, di Dybala, va. Vabbè. Altre notizie, invece ancora della Champions League, nel gruppo E, il Genk ha perso 1-4 contro il Liverpool, e bellissima la partita invece tra Salisburgo e Napoli, che finisce 2-3 per Napoli. La partita del gruppo F, dove ha vinto l'Inter per 2-0 contro il Borussia Dortmund, e la partita invece di Slavia Praga, che ha perso 1-2 contro il Barcellona. Nel gruppo G invece c'è la vittoria dell'Ipsia, che ha vinto contro il Zenit di San Pietroburgo, e il Benfica ha vinto 2-1 contro il Lione. Nel gruppo K invece l'Ajax ha perso 0-1 contro il Chelsea e pareggerà 1-1 tra Lille e Valencia. Andiamo a vedere anche la situazione che ha visto vincere la Triestina. Andiamo a vedere. Ma la vedo dopo. Andiamo a vedere i risultati della Premier League, dell'Europa League. Invece, andiamo un po' a cercare. Ecco, Premier League, Euro League. Gruppo A, il Cuerva ha perso 2-2 contro il Napoli e il Minnesota. Invece, il Siviglia ha vinto 3-0 contro il Gdansk. Il Dinamo Zagabria ha pareggiato 1-1 contro il Copenaghen. Il Malmö ha vinto 2-1 su Lugano. Getafe ha perso 0-1 contro Basilea. Strandbar ha perso contro il Krasnodar 0-2. Pesin e Eindhoven ha perso 0-0 contro l'Ajax. 1-0 per lo Sporting Lisbona contro lo Sparta Praga. Il gruppo E invece, andiamo a vedere la perdita del Ajax contro il Celtic per 2-1. Il Rennes hanno perso 0-1 contro il Cluj. Il gruppo F invece, l'Arsenal ha vinto 3-2 contro Vittoria de Gumez. E invece Francoforte ha vinto 2-1 contro il Standard Liegi. Nel gruppo G il Porto ha pareggiato 1-1 contro Rangers e i Young Boys hanno vinto 2-0 contro Feyenoord. Nel gruppo H di Hotel, andiamo proprio a vedere che la CSKA Mosca ha perso 1-0-1 contro il Feyenoord e Ludogorets ha perso contro l'Espanyol 0-1. Altra notizia è quella del gruppo I, dove il Kent ha pareggiato 2-2 contro Wolfsburg, pareggiato 2-2 contro Wolfsburg, e invece il Saint-Étienne ha pareggiato 1-1 contro l'Alessandria. Andiamo a vedere altre notizie, quelle del gruppo J, dove la Roma ha pareggiato 1-1 con un rigore inaccettabile, pareggiato 1-1 contro Borussia Mönchengladbach, e l'Istanbul ha vinto invece Veszprém, vinto 1-0 contro Wolfsberger. Gruppo K, il Besiktas ha perso 1-2 contro Praga, il Slovan Praga ha perso per 1-2 contro Wolves. L'Asmara ha vinto con 7-0, cioè 6-0 contro Astana, e invece Manchester United ha vinto contro Partizan Belgrado per 0-1. E infine andiamo a leggervi anche il risultato della Triestina, che ha vinto nella Serie C gruppo B contro Fermana per 3-0. Ma fra poco invece per la seconda parte del TG Sport con i programmazioni di tutti i tipi di categorie di sport e non solo. Da Adobe Giordesk e Radio, a dopo per la seconda parte. Ciao a tutti, non rimangi.